Vai Giovanni, a Bene, te la ok, parola. grazie. Grazie. Allora, Allora, buonasera a tutti, buonasera a grazie tutti, di grazie essere di venuti. essere venuti. Qualcuno mi può Qualcuno mi togliere il può ritorno, togliere il sento me ritorno, stesso, sento me viva il stesso, centro. viva il centro. Grazie. Allora, oggi cerchiamo di fare un'introduzione, ovviamente, per chi non conosce i fondi interprofessionali paritetici per la formazione continua, quindi l'argomento è molto ampio, cercherò comunque di essere sintetico, di non andare oltre tre quarti d'ora, ora al massimo, perché comunque eventuali approfondimenti potremo comunque organizzarli magari in un secondo incontro. Quindi oggi vediamo a che punto arriviamo e cerchiamo di prendere le misure. Allora, intanto cominciamo con dire che questi oggetti, qualcuno sa che esistono, non moltissimi, qualcuno ancora meno sanno come funzionano, ma perché tanti aderiscono, perché è un fenomeno che fa dei numeri pazzeschi, stiamo parlando, vedremo che numeri sono, stiamo parlando di milioni di persone, ma allo stesso tempo c'è anche il problema di dire non li conosce nessuno, sono in tanti ad aderire. E in più sono anche molti i fondi. Quindi, quali sono i criteri di scelta dei fondi interprofessionali? Insomma, come vedete, le domande sono poche ma molto pesanti in questo argomento. Intanto, cominciamo ovviamente a definire che cos'è un fondo interprofessionale. Allora, un fondo interprofessionale è innanzitutto un organismo paritetico, e qui mi tocca subito fare un po' di glossario, perché per paritetico si intende un ente, diciamo tipicamente che ha uno status, diciamo non profit, in cui diciamo le parti che lo compongono, e in questo caso stiamo parlando di parti sociali, di rappresentanza da una parte dei lavoratori e dall'altra delle imprese, hanno pari dignità pari dignità e pari poteri, soprattutto all'interno di questo sistema, per poter prendere le decisioni. Quindi di fatto stiamo parlando di enti che qualcuno anche definisce enti bilaterali, cioè in cui dai due lati di questo tavolo virtuale siedono con pari dignità sia le parti datoriali che le parti sindacali. Parti datoriali, cioè chi rappresenta i datori di lavoro, sia le parti sindacali che rappresentano i lavoratori. A prescindere dal numero in cui sono rappresentate, quindi noi vedremo più avanti che esistono fondi in cui ci sono tre sindacati da una parte, cioè CGIL, CISL, UIL, e una parte datoriale dall'altra, Confindustria per esempio. In questi casi il voto è paritetico, quindi le decisioni sostanzialmente vanno prese sempre all'unanimità, perché non esiste il concetto di maggioranza e minoranza. Quindi, nel caso specifico, i fondi interprofessionali sono organismi paritetici, costituiti da una o più organizzazioni datoriali o una o più organizzazioni di rappresentanza sindacale maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Su questa parola, molto utilizzata nella legislazione italiana, c'è una battaglia in corso da molti anni, e su questo poi ci torneremo quando andremo a vedere come mai sono nati 21 fondi interprofessionali e non forse i 7-8 che ci si aspettava all'inizio, attraverso specifici accordi interconfederali. La legge costitutiva dei fondi interprofessionali è in particolare l'articolo 118 della legge 388 del 2000. Come vedete, l'articolo 118 è un numero molto alto, questa è una legge che ne conteneva anche molti di più, perché era un mille proroghe di quelli che normalmente finiscono in Parlamento prima delle vacanze di Natale. È stato infilato in mezzo anche questo articolo, molto, peraltro molto breve, molto laconico, potremmo dire, e però le conseguenze di questa Costituzione sono intrinseche all'interno del modello che si è scelto. Quindi ovviamente i fondi non hanno fini di lucro, hanno il solo scopo di finanziare la formazione continua. Formazione continua si intende la formazione dei lavoratori occupati. Questo è molto importante definirlo, perché esistono altri tipi di formazione, formazione superiore, eccetera, eccetera, ma qui stiamo parlando solo di lavoratori dipendenti occupati nelle imprese associate, ovviamente, che i fondi associano le imprese sulla base dei loro versamenti, adesso vedremo come, e ovviamente non organizzano né erogano direttamente corsi di formazione. I fondi non sono degli enti di formazione, come qualcuno invece tuttora, anche qualche legislatore qualche anno fa, continua a scambiare libertà. Questi fondi si candidano a gestire lo 030 per la formazione continua,
versato dai datori di lavoro al fine di finanziare la formazione continua. Scusate la ripetizione. Questa frasetta in rosso è densa di conseguenze per tutta l'impostazione dei fondi, perché innanzitutto si candidano, come si candidano? Perché non glielo danno lo 0,30? No, non glielo danno se le aziende non scelgono di darlo ad un fondo e dicono allo Stato, in questo caso l'INPS, che è, diciamo, l'ufficiale pagatore, come si suol dire, quale fondo scelgono. Quindi non è automatico che io faccio un fondo e domattina mi arrivano dei soldi se nessuno fa una scelta specifica. Questo 0,30, adesso potremo vedere meglio come nasce, lo 0,30 è versato dai datori di lavoro, quindi non è una cosa che riguarda i lavoratori. È un, chiamiamolo, costo, anche se poi in quanto costo è un po', anche questo è un po' discutibile, che se sia effettivamente un costo supplementare. Però in quanto tale, essendo diciamo ricavato dalla quota che sono direttamente i datori di lavoro a versare, non riguarda i lavoratori, cioè non è un costo per i lavoratori, non figura in busta paga e non è una scelta che a cui possono concorrere direttamente i lavoratori. E l'unico scopo di questo 0,30 ovviamente è finanziare la formazione dei lavoratori, quindi diciamo di fatto è un costo a carico del datore di lavoro che però va in favore della formazione dei lavoratori. E questo è un elemento, sono tutti elementi pesanti, come dicevo prima, ma fondanti di tutto il sistema. Questo 0,30%, innanzitutto vediamo quando nasce, vediamo 0,30 di cosa, perché pure questo è un elemento importante. Allora, la normativa sullo 0,30 è attualmente in vigore, è esattamente quella del 78, della legge 875 del 78, con tante cosiddette SME, successive modifiche e integrazioni, che hanno aggiunto nuove categorie di versanti. Ma il motivo per cui il dipendente di un'azienda privata, quale potrebbe essere, che ne so, l'FCA, eccetera, versa, per lui viene versato 0,30, è lo stesso del 1978. Quindi le imprese che hanno contratti di natura privata che prevedono il licenziamento per esubero, quindi le imprese che effettivamente possono licenziare teoricamente il personale perché non hanno soldi per pagarlo, per farla molto semplice, sono obbligate però non dal contratto di lavoro, ma dalla legge, che è un'altra storia, a versare all'INPS un 1,61 del monte retribuzioni che è definita indennità di disoccupazione involontaria. Ed è ovviamente tutta a carico del datore di lavoro. Questa indennità non viene versata ad hoc, non la troverete mai su un modulo di versamento all'INPS, viene scorporata dall'INPS all'interno del versamento dei contributi. Quindi è per questo che per molti questo 1,61, di cui fa parte lo 0,30, è rimasto sconosciuto per tanti anni. Quindi la quota è, diciamo, è prevista perché nell'1,61, che nasceva su un discorso di responsabilità sociale dell'impresa e che diceva: se io assumo un dipendente, comunque mi prendo carico di versargli qualcosa per quando dovessi mandarlo via perché non riesco a pagarlo. Quindi dentro ci sono politiche cosiddette passive, cioè politiche di sostegno al reddito, poi possono essere mobilità, cassa integrazione. C'è anche un pezzettino, uno 0,30, circa un quinto, che invece verrà utilizzato dallo Stato, all'epoca in modo non meglio definito, perché finanzi i corsi di formazione di riqualificazione professionale in modo che il lavoratore, mentre lavora, come dire, si riqualifica in caso e si rende più occupabile in caso di perdita di occupazione, sempre involontaria. Perché insistiamo tutti sulla parola involontaria? Perché, per esempio, questa cosa non riguarda minimamente i dipendenti della pubblica amministrazione che sono assunti per concorso e passano a ruolo, perché loro non possono essere, a meno che non siano, ripeto, se sono a tempo determinato, sì, poi sono stati reintrodotti dalla Fornero nel 2013 questi versamenti, ma per i lavoratori della PA che sono assolutamente a tempo pieno e a tempo indeterminato non è previsto il licenziamento per esubero, perché non è previsto dalla legge, non possono essere licenziati se non per gravi cause, perché commettono reati o perché, diciamo, diventa un problema di tipo più penale che amministrativo, e quindi per loro non ha senso versare l'1,61 e quindi lo 0,30. Hanno altri strumenti a bilancio per la loro formazione. Ora,
Il trasferimento dello zero tenente ai fondi non comporta nessun ulteriore aggravio di costi per l'impresa. Questo è un altro elemento importantissimo, perché questo che vuol dire? Che sostanzialmente io posso anche decidere di non minimamente di non versare niente a nessun fondo, ma questo non mi esime dal risparmiare lo 0,30, perché comunque l'INPS lo prende lo stesso. Quindi scegliere un fondo non mi aggrava di ulteriori costi, questo è fondamentale. Questo è un equivoco che, per esempio, per tanti anni diciamo, i fondi sono stati un po' confusi con altri enti bilaterali, spesso di natura contrattuale, cioè nel senso che se io, per esempio, prendo per i miei dipendenti, adotto per i miei dipendenti un contratto tipo quello del commercio, per fare più diffuso, quel contratto prevede anche il versamento ad alcuni enti bilaterali previdenziali. Quindi di fatto in teoria un datore di lavoro del commercio ha delle spese in più rispetto per il proprio personale, rispetto a un datore di lavoro di altri settori che in cui i contratti non prevedono versamenti a quegli enti bilaterali. Quindi questo sì, cioè, però questo è un obbligo di natura contrattuale, mentre l'obbligo, diciamo, chiamiamo così obbligo, diciamo, il prelievo dell'1,61 non è di natura contrattuale, non viaggia col contratto, il settore, con la tipologia di impresa, ma viaggia direttamente con le tasse, con i contributi INPS. E non sono neanche contributi INPS. In questo caso l'INPS prende i soldi, ma li riscuote per conto della presidenza del Consiglio, proprio dello Stato, del governo. Quindi, diciamo, in questo caso l'INPS è solo un riscossore, che tra l'altro trattiene una piccola quota perché, non essendo suo compito istituzionale, diciamo, quello che gli costa la raccolta di questo 0,30 a sua volta lo riaddebita ai fondi interprofessionali. Sono piccole cifre, ma per dare il principio che comunque l'INPS chiarisce che non ha questo compito di riscossione se non a fronte di un rimborso dei costi sostenuti. Quindi, come vedete, tutto questo che ho detto ha come conseguenza l'ultimo riquadro, che dice sostanzialmente che l'1,61 può essere, diciamo, scusate, visto che l'1,61 non è legato ai contratti, quindi un'azienda, per aderire a un fondo, che vuol dire sostanzialmente rigirargli il proprio 0,30, pezzettino di 1,61 per la formazione, può farlo con qualsiasi fondo, per qualsiasi tipo di lavoratore. Salvo quando diversamente stabilito per il fondo, cioè nel senso ci sono dei fondi che non possono proprio accedere a certi contributi delle imprese perché sono solo per i dirigenti, e quindi se l'azienda tenta di girargli lo 0,30 dei propri dipendenti non dirigenti, l'INPS non glielo versa. Ma questo perché c'è stato un accordo interconfederale che il ministero ha recepito, e quindi dice: no, questo è un fondo che può lavorare solo con i dirigenti. Quindi questa è l'unica limitazione. Per quali lavoratori il datore di lavoro versa lo 0,30, cioè versa 1,61 di cui fa parte lo 0,30? Ovviamente tutti i propri dipendenti, dirigenti, quadri, impiegati, operai, operai agricoli, anche stagionali, soci lavoratori delle cooperative che però siano iscritti come lavoratori, quindi non i soci, il socio Coop che ha la tesserina, ma per esempio, la cassiera della Coop, faccio un esempio, che invece ha una busta paga e risulta essere oltre un socio lavoratore. Dal 2009 è cambiato anche lo status e quindi il contratto di lavoro dei lavoratori delle imprese che hanno maggioranza pubblica, che sono a controllo pubblico, quindi dalle Poste Italiane, Ferrovie, tutte le municipalizzate. Quel tipo di imprese sono diventate di diritto privato, anche se tecnicamente possono essere possedute al 100% da pubbliche amministrazioni, cioè dal Ministero del Tesoro o dai comuni o dalle province o dalle regioni. Stiamo parlando di un comparto che dà lavoro a centinaia di migliaia di lavoratori, che prima non versavano 1,61, per i quali non veniva versato 1,61 perché entravano nel comparto pubblico, quindi anche lì erano le garanzie del comparto pubblico. Adesso invece hanno le stesse garanzie o non garanzie del comparto privato, quindi di fatto l'1,61 ci sta e quindi viene versato anche lo 0,30. Dal 2013, legge Fornero, anche gli apprendisti e altre categorie di lavoratori, per esempio giornalisti, insomma, quelli, voi sapete che in quell'anno ci sono stati accorpati anche vari sistemi previdenziali, anche l'Enpals dello spettacolo, eccetera.
Quindi praticamente si è esteso il versamento dell'1,61 a tutte queste categorie. E tra queste in particolare quello che colpisce sono anche i lavoratori a tempo determinato della pubblica amministrazione, quindi quelli che in qualche modo non sono dipendenti di un comune o dello Stato, ma che hanno un tempo determinato, quindi di fatto rischiano di rimanere disoccupati perché magari non viene rifinanziato dal bilancio il loro contratto dopo un anno, dopo 3 anni, quello che sia, insomma, le tempistiche di questa cosa qua. E dopodiché, diciamo, che cosa ci si può fare con queste risorse? Ci si possono formare anche altri lavoratori, oltre a quelli per i quali viene versato, che possono essere, per esempio, i co-co-co, quelli che oggi si chiamano co-co-co, purché in misure di solito abbastanza limitate, i cassi integrati, che in teoria sono dipendenti dell'azienda a tutti gli effetti, ma per i quali ovviamente lo 0,30 non viene versato, e eventualmente ai corsi, in qualche raro caso, anche se si sta sempre più escludendo la fattispecie, possono aderire anche, possono scusate, essere frequentati, quelli pagati dai fondi, anche da uditori, cioè da soggetti che non rientrano in queste fattispecie. Però oramai è molto raro che possa succedere perché le norme sugli aiuti di Stato, visto che oramai stiamo parlando quasi sempre aiuti di Stato, sono sempre contrarie al fatto che soldi pubblici vengano utilizzati per formare lavoratori, soggetti che non sono previsti. Come si fa ad aderire a un fondo? Poi scopriremo che lo scopo di aderire al fondo, ovviamente, per l'azienda è quello di ottenere finanziamenti a fondo perduto perché possa formare i propri lavoratori. Ci arriveremo. Però l'adesione al fondo non è una lettera al fondo, dice, ah, caro fondo impresa, voglio aderire al fondo impresa. No, devo dirlo all'INPS, devo dirlo a chi riscuote per conto di fondi impresa. Come glielo dico? Glielo dico mettendo un codice di 4 caratteri dentro diciamo, alla procedura che viene chiamata di Uniemels fondamentalmente, diciamo, col DM 2013 che oramai è stato inglobato dentro la procedura Uniemels, in cui metto un codice senza metterci cifre, senza mettere nulla, semplicemente dicendo io voglio da questo mese di paghe che tu mi scorpori lo 0,30 e lo dai al fondo X, che tutti i fondi hanno il loro codicino a 4 lettere, chi lavora con le paghe sa benissimo che è tutta una questione di codici, dopodiché si fa una tantum, da quel momento in poi l'INPS girerà i soldi a quel fondo là. E non ci sono ulteriori interventi da fare. Per controllare a quale fondo si sta aderendo, magari se ne è persa memoria in azienda, o per capire se è andato a buon fine l'adesione, si va sul cassetto previdenziale, che è un modulino che esce fuori dalla procedura INPS, tutti quelli che fanno le paghe lo conoscono, e quindi si controlla a quale fondo si sta versando. Quindi è un'operazione di per sé molto semplice, che però forse qualcuno di voi avrà capito che non è un atto che viene sostanziato da una firma da parte del legale rappresentante dell'impresa, ma è un atto amministrativo che viene portato a, diciamo, a viene completato utilizzando un codice che viene inserito dentro il sistema INPS. Quindi questo vuol dire che potenzialmente questo atto può essere fatto anche da soggetti che non sono il legale rappresentante dell'impresa, ma il suo consulente del lavoro, chi fa le paghe. Quindi questo ha fatto in modo che milioni di imprese abbiano aderito ai fondi senza che magari diciamo, le strutture decisionali dell'impresa, tante volte neanche l'ufficio del personale, sapesse che effettivamente l'azienda aveva aderito ad un fondo. E questo ha creato ovviamente questo grande gap di conoscenza. La legge prevede dal 2009 la possibilità per le aziende di una certa dimensione di spostarsi da un fondo all'altro, portandosi appresso una portabilità, termine un po' da telefonia mobile, di quello che è, diciamo, la loro disponibilità, il loro versato presso il vecchio fondo, nella misura del 70% dell'ultimo triennio, se però questa cifra è superiore a 3.000 euro. L'azienda deve essere un'azienda media o medio-grande, quindi non si può fare per le piccole imprese perché si è valutato che il costo amministrativo, diciamo, di questa operazione non varrebbe la candela. Questo è un ulteriore elemento che però ha creato sempre di più una sorta, un quasi mercato dei fondi interprofessionali, perché è cominciato anche una certa, come dire, quasi un'incentivazione alle imprese a spostarsi, diciamo, da un fondo all'altro a seconda delle diverse offerte dei fondi. Allora, diciamo,
quadro generale della problematica dei fondi è questo che vediamo adesso. Allora, ogni anno, oramai dal 2000, sì, dal 2015 è stato il primo atto una tantum, ma poi dal 2016 lo Stato trattiene rispetto al gettito dei fondi interprofessionali 120 milioni l'anno, che vuol dire più o meno il 20% del gettito che è destinato ai fondi. Esiste poi un altro pacchetto notevole di soldini che rimangono nelle casse dello Stato perché le aziende non hanno fatto la scelta. Si parla di circa 300 milioni di euro. Quindi al netto di questa trattenuta invece dei 120 milioni, ai fondi rimangono circa 650 milioni di euro all'anno da gestire. Per la formazione. Dopodiché, problemi sono vari, cioè nel senso impegnare e spendere le risorse, questo è un problema che riguarda tutti i finanziamenti pubblici in Italia. Sappiamo che l'Italia è sempre in difficoltà con la Comunità Europea perché non riesce a spendere i soldi della Comunità Europea, un po' nel loro piccolo anche i fondi hanno lo stesso problema. Il fatto che sono pochi soldi a testa, questo famoso 0,30 sono 40 euro all'anno al lavoratore, in media, chiaramente dipende dallo stipendio, è ovvio che un dirigente può arrivare anche a 200 euro, 200-250 euro l'anno, è ovvio che il comparto delle banche e assicurazioni sta a 80-90 euro, mentre il comparto dell'agricoltura sta a 18 euro, è ovvio che ci sono diciamo, differenze, però i 40 euro sono la famosa media del mezzopollo, come si dice scherzando, per far capire di che cosa stiamo parlando, che vuol dire sostanzialmente che non bastano per formare tutti i lavoratori tutti gli anni, bisogna prendere i soldi versati per più lavoratori al fine di creare un corso decente per almeno un lavoratore, probabilmente il rapporto è 30 a 1 nel migliore dei casi. C'è il problema dell'autoreferenzialità dei fondi stessi che tendono ad essere un po', soprattutto, diciamo, come dire, isolati dal reale fabbisogno delle diciamo di imprese e lavoratori, questo ovviamente molti si lamentano, altri invece lo negano, insomma è una polemica in corso, problemi di competenza soprattutto i primi anni per capire come funzionava questo sistema sia da parte del Ministero del Lavoro che comunque ha il monitoraggio del sistema sia dei fondi stessi, la politica nazionale diciamo sotto al naso della quale è passato il mille proroghe, dopodiché non se n'è più occupata, quindi il governo e il Parlamento sui fondi non hanno mai chiarito alcuni aspetti molto importanti, quali per esempio la natura pubblica o privata dello 0,30 stesso, e quando possono invece tendono a togliere risorse per finanziare casse integrazioni, reddito di cittadinanza, fondo nuove competenze, cioè tutte queste politiche che sono o passive o passivanti. Quindi, mentre la formazione continua è considerata politica attiva, di cui però sostanzialmente il politico mediamente percepisce scarsamente l'utilità. Gli enti di formazione hanno grandi difficoltà per la gestione di questi finanziamenti, perché hanno a loro volta, essendo obbligati a lavorare in modalità non profit, hanno sempre il problema di dover rendicontare tutti i loro costi e di non portare a casa margini. E questa è una disposizione di legge europea perché gli aiuti di Stato vanno gestiti in modalità non profit. Questo ovviamente crea grande pressione finanziaria che a sua volta crea l'incapacità, per esempio, di trattenere risorse umane di particolare livello. Si ricorre molto spesso agli stagisti, ai precari e quindi ovviamente la qualità complessiva del lavoro amministrativo e formativo è sempre scarsa. E quindi non si riesce a sua volta a spendere, cosa buffa, no? La mercificazione dei contributi, cioè il cosiddetto quasi mercato, qualcuno come ha detto con uno spizzico di cattiveria, il mercato delle vacche, che è nato con 21 fondi interprofessionali, adesso vi do questo numero, che si fanno concorrenza spietata da quasi 20 anni e quindi hanno creato anche, come dire, con le loro diciamo il tentativo di migliorare le loro offerte soprattutto agli intermediari, cioè agli enti di formazione, consulenti del lavoro, insomma si è creato una distorsione per cui si parla solo, come diceva un sindacalista tanti anni fa, abbiamo parlato di finanziamenti per la formazione, oramai parliamo solamente di finanziamenti. E poi ci sono limiti burocratici enormi da parte europea, sicuramente, che non aiuta minimamente a sbloccare un po' questo sistema. E soprattutto non si riesce neanche, sempre per questi limiti, a chiudere un po' il circolo della qualità, cioè a cercare di fare anche di capire l'impatto di queste attività, perché non ci sono i soldi per farlo sostanzialmente. Quindi, come vedete, diciamo, non è un sistema,
che ha numerose problematiche. Io qui adesso, cercando di non farla troppo lunga, cerco sostanzialmente di parlare, diciamo, degli elementi più importanti. Gli elementi più importanti sicuramente sono il ruolo degli enti di formazione. Cito una frase di un mio direttore, io sono ex funzionario di fondo, quindi insomma l'ho sentito un po' di tutti i colori in questi anni, che diceva giustamente: i fondi girano se gli enti girano, cioè gli enti di formazione, cioè i soggetti che effettivamente erogano la formazione, che fanno l'intermediazione con le aziende, che è un'intermediazione non finanziaria, ma ovviamente operativa, devono essere in grado di lavorare. Se loro non lavorano bene, il fondo lo spende, e quindi, o spende male, e quindi non abbiamo risolto il nostro problema. Un altro elemento importante è il ruolo dei consulenti del lavoro e dei commercialisti, che in questi anni sono stati tirati e vengono tuttora tirati per la giacca da tutti quanti. Non hanno come sistema, adesso come fatto diciamo l'esclusione di pochi, capito molto bene le possibilità che a loro come professionisti venivano date perché le loro aziende clienti potessero usufruire di questo tipo di servizi. Hanno avuto sempre difficoltà a interfacciarsi con gli enti di formazione, con i formatori, e quindi sono diventati spesso un po', come dire, da un lato un blocco, dall'altro invece, come dire, ulteriori attori di una sorta di mercato in cui queste buste paga, chiamiamole così, volano a destra e a sinistra, e questo sinceramente non ha giovato alla qualità complessiva degli interventi. Arriviamo anche, come dire, ai destinatari finali, chi sono le imprese e i lavoratori. Allora, sostanzialmente, le imprese in questa storia dovrebbero essere quelle che portano a casa sviluppo, nuovi mercati, nuove competenze, innovazione, eccetera. E i lavoratori si portano a casa nuove competenze personali e la possibilità di trovare maggiormente occupazione. Il problema è che spesso le imprese non sono consapevoli dei processi e che i lavoratori stessi sono sempre un po' diffidenti verso, diciamo, il cambiamento introdotto dall'innovazione, si sentono sotto giudizio, si sentono sospettosi. Quindi c'è come dire, una sorta di resistenza interna da parte di questi che dovrebbero essere invece i principali destinatari. Andiamo a fare, diciamo, il clou della nostra chiacchierata è questa schermata che, diciamo, in cui manca, lo dico subito, il fondo più recente, ma diciamo, poi lo citeremo in quella successiva, però mi è piaciuta la grafica perché questa è quello che rimane del vecchio sito dell'ISFOL di monitoraggio dei fondi interprofessionali. L'ISFOL era l'ente, diciamo, che per conto del Ministero svolgeva il monitoraggio qualitativo dell'attività dei fondi fino a qualche anno fa, adesso si è trasformato in INAPP, però diciamo che molte delle funzioni purtroppo sono perse. Allora, noi ad oggi abbiamo visto costituire, riconoscere dal Ministero del Lavoro, 21 fondi interprofessionali. Di questi, come parte sindacale, abbiamo in 11 CGIL, CISL, UIL, che si sono sempre mosse insieme. Tre di questi fondi sono solamente per i dirigenti. Degli altre posizioni sindacali presenti, ne abbiamo quattro proposti da CONFSAL, ne abbiamo avuti quattro proposti da CONFSAL, che confederazione, diciamo, molto forte all'interno della pubblica amministrazione, un po' meno nel privato, e due proposti dall'UGL, l'altro sindacato, il quarto sindacato. Ora, come vedete, tre c'hanno una bella croce sopra perché sono stati già liquidati dal Ministero in quanto non sono riusciti a diventare operativi, insomma, non sono riusciti a garantire il minimo di servizio necessario perché il Ministero potesse continuare a farli funzionare. Due di questi, tra l'altro, sono quelli in cui c'era CONSAL. L'altro, Fondo Azienda, erano presenti, diciamo, dei soci che adesso hanno creato di nuovo, nel 2015 hanno creato Fondo Conoscenza. Allora, andiamo a vedere velocemente come sono, un po' di numeri per capire un po' come funziona. Allora, questi sono dati oramai di 3 anni fa, però purtroppo più di recente non è uscito granché. Quindi, sempre per la mancanza dell'ISFOL, e quindi vi ci dobbiamo accontentare, ma ci danno delle proporzioni. Ecco, diciamo, non li prendiamo per oro colato, ma ci danno le proporzioni. Allora, le proporzioni sono, innanzitutto, in rosso trovate i fondi in cui la parte sindacale è rappresentata da CGIL, CISL, UIL, cosiddetti fondi confederali, e gli altri sono, quelli in nero, sono quelli, diciamo, non confederali. Come vedete, intanto i fondi si sono costituiti sulla base sostanzialmente delle parti datoriali, di come sono articolate principalmente le parti datoriali. Quindi CGIL e CISL
come dire, di volta in volta hanno fatto l'accordo con Confindustria, con Confcommercio, con Confartigianato, CNH, Artigiani, Clai, cioè, insomma, per costituire dei fondi che grosso modo sono fondi di comparto. Ricordo sempre che però qui i contratti di lavoro non c'entrano nulla, quindi dentro tutti questi fondi troviamo un sacco di aziende che apparentemente non c'entrano nulla. Noi troviamo dentro fondi impresa, che è quello di Confindustria, in cui uno si aspetterebbe di trovare solamente grandi aziende manifatturiere, che sono quelli rappresentati da Confindustria. Invece ci sono anche, come dire, i barbieri, ci sono gli avvocati, ci sono le pasticcerie e i ristoranti. Quindi diciamo che e questa situazione la troviamo grosso modo anche in tanti altri fondi. Poi ci sono dei fondi che nascono un po' più con l'idea di trovare un mercato, perché come ho detto c'è un mercato, verso certi settori. Quindi per esempio quelli del commercio si rivolgono al commercio, quello dell'artigianato si rivolge all'artigianato, quello delle cooperative si rivolge alle cooperative, banche e assicurazioni. Diciamo che alcuni sono più, vogliono proprio, come disse una volta un direttore del fondo banca e assicurazione, dice se io trovo un'azienda che non è una banca e assicurazione la caccio, battuta, ma per far capire che il loro marketing si muoveva verso quella direzione. Stesso possiamo dire di Foncoop, fondo artigianato, Foragri, ovviamente lo dicono le parole stesse, fondo professioni. E c'è il Fondo Servizi, per esempio, che è quello delle aziende municipalizzate, guarda caso nato nel 2009, da quando si è sbloccata la questione 030 per le aziende pubbliche. C'è il Fonder, che è quello della AGIDAE, che è l'associazione di rappresentanza degli enti ecclesiastici. Poi ci sono invece dei fondi più generalisti, che sono Fonarcom, Forma Azienda, Fondo Italia, Fondo Lavoro, Fondo Conoscenza, i cui soci, come vedete, infatti non comprendono sindacati confederali, che invece si muovono con un'ottica un pochino più, diciamo, orizzontale e principalmente sempre verso le PMI. Calcoliamo comunque che in Italia le PMI sono il 95% delle imprese italiane, quindi non, nulla di nuovo, e hanno fatto bei numeri. Fonarcom probabilmente adesso arriva, insomma, se la batte col forte, che è quello del commercio, e diciamo potrebbe averlo superato, qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, ma insomma stanno facendo grandi numeri. Notiamo anche un'altra cosa: il fondo impresa da solo fa metà del mercato, cioè, il fondo impresa ha 4 milioni e mezzo di lavoratori, in questo momento il totale probabilmente stimato nel 2019 era arrivato intorno ai 12 milioni e mezzo, ma comunque il fondo impresa è sempre rimasto il 50% del mondo. Forte comunque è un fondo sicuramente di dimensioni importanti, può essere 1.100.000, 1.200.000, insomma comunque. Fonarcom, ecco, pare che sia arrivato intorno al 1.100. Fondo artigianato, diciamo lo zoccolo duro sono degli artigiani, sono 600.000-700.000 lavoratori ci stanno. Forma Azienda pure è cresciuto molto in quest'ultimo anno, sicuramente è arrivato intorno agli 800.000-900.000. Foncoop, insomma, diciamo che stiamo parlando di fondi che hanno dinamiche di crescita. Chiaramente gli ultimi due fondi, il Fondo Lavoro e il Fondo Conoscenza, qui erano nati da poco, quindi sicuramente i numeri sono notevolmente aumentati. Insomma, il risultato però qual è? E qui arriviamo, diciamo, al punto di tutta la nostra chiacchierata. Qui uno a questo punto rischia di perdersi, perché dice, ma tutti questi, cioè, io che devo fare? Cioè, se io sono un'azienda, sono un consulente, sono un formatore, cioè, da che parte mi rivolgo per avere un finanziamento? Per la formazione che voglio fare ai dipendenti di questa impresa. Ecco, allora veniamo al punto centrale di tutta la nostra chiacchierata, cioè come si valuta un fondo. Allora, chiaramente primo istinto che viene è di vedere chi rappresenta, chi si rivolge, quindi quali sono le parti sociali che lo promuovono. Quindi, per esempio, se io sono in Confartigianato, dico, beh, la Confartigianato sta dentro Fondo Artigianato, quindi vado lì. Probabilmente sono un artigiano, se sono un Confartigianato, quindi ci può anche stare. Sono una cooperativa, vado a Foncoop, sono un'azienda agricola, vado a Foragri, sono una banca, vado a Fondo Banca Assicurazione. Cioè, di per sé sembrerebbe tutto molto semplice. Poi però esiste un'enorme platea di aziende, soprattutto terziario, servizi, ma anche piccola industria, anche artigianato, eccetera, eccetera, che in qualche modo invece le troviamo in altri fondi. Perché? Perché hanno fatto altri tipi di ragionamenti, o loro o chi ce l'ha messa, perché abbiamo già detto che qui l'intermediazione di chi fa le paghe è fortissima. Quindi, soprattutto le aziende con pochi dipendenti, calcoliamo che appunto il 95% delle imprese italiane hanno meno di 10 dipendenti, quindi c'è un pulviscolo enorme di aziende,
vengono governate, diciamo, da stakeholder che tipicamente sono consulenti del lavoro e commercialisti. Questi, con quale criterio propongono l'adesione ad un certo fondo o comunque indicano l'adesione ad un certo fondo? Diciamo rispetto ai costi d'accesso, a quello che viene chiamata l'accessibilità. Questo è un tema tipico di qualsiasi azione dell'essere umano, quello di calcolare rispetto a un certo scopo quanto gli costa perseguirlo. Quindi ci sono una serie di costi di accesso che possono essere costi monetari o meno, ma come sappiamo nell'impresa il tempo è denaro, ma anche non solo il tempo, ma anche l'impegno che devi fare, diciamo, in termini di esposizione verso alcune situazioni. Allora, sicuramente la concertazione. Perché? Perché tutti i fondi, per legge, possono erogare finanziamenti solo a fronte di una concertazione sindacale, che viene normalmente fatta dalle parti sociali che costituiscono quel fondo lì. Che vuol dire? Che sostanzialmente per fare una domanda di finanziamento ad un qualsiasi fondo io devo avere la firma del sindacato. Ora, perché c'è stato un grande successo dei fondi senza CGIL e CISL-UIL? Innanzitutto perché hanno un solo sindacato, quindi non devo andare a raccogliere tre firme come mi obbligano i fondi con CGIL e CISL-UIL. Secondo, questo sindacato per alcuni imprenditori li spaventa meno perché pensa che sia meno pericoloso per quello che sono la sua visione dei rapporti industriali in azienda. Questi sono dati oggettivi, non è un giudizio su nessuno. Quindi, per alcuni dire guarda, devi fare le tre firme con CGIL e CISL-UIL è un oddio, oddio, una cosa che non voglio fare, anche se poi avrò un finanziamento per fare la formazione che mi serve, non lo voglio fare. Per cui, beh, magari facciamo una firma sola con rappresentante COMSAL o OGL e si tranquillizzano. Quindi, come vedete, è un criterio anche questo di accessibilità, e oggettivamente c'è. La tipologia dell'offerta. Cosa mi offre questo fondo? In che modo mi dà questi contributi? Che sappiamo essere a fondo perduto, d'accordo, ma come mi vengono erogati? Con degli avvisi? Non parliamo di bandi perché i bandi li fa la pubblica amministrazione, in questo caso sono avvisi. Avvisi? Oppure posso metterli da parte in un mio conto e accedervi quando voglio? Anche questo è importante perché cambia molto la musica, perché devo fare un avviso, i tempi sono lunghi, c'è l'incertezza di non vincere. Poi, che rapporto ha questo fondo con quelli di cui io mi fido? Cioè, proponenti, attuatori, formatori, consulenti del lavoro? Cioè, io mi fido di una certa serie di persone, di partner, di miei fornitori, ma magari scopro che quel fondo vuole che i fornitori, che gli enti di formazione devono essere accreditati in un certo modo, devono essere sottostare a delle regole che di cui mi fido. Non hanno e quindi non ci vado perché non so, non mi voglio mettere le mani del primo che capita. E poi le famose domande: quanti soldi mi dà, in quanto tempo e quanto è complicato averli? Adesso questo magari non è proprio un problema dell'azienda in sé, ma di chi deve portare l'azienda al finanziamento. E queste sono altre tematiche su cui si dibatte tutti i giorni. Quel fondo paga prima, quel fondo è più rompiscato, quel fondo vuole troppe carte, quel fondo no, è più semplice, quel fondo è più friendly, è più amichevole, quell'altro è più istituzionale. Per avere una risposta a una mail ci ho messo 10 giorni, eccetera. E quindi ricadiamo anche nel tema dell'assistenza tecnica che diventa fondamentale soprattutto se ci sono avvisi. Perché avere o non avere una risposta, una FAQ o una risposta ad una domanda specifica può rappresentare la differenza dal passare perché il proprio progetto passi o non passi. Calcoliamo che normalmente quando un fondo qualsiasi fa un avviso, se mette 1 euro a bando, di solito ne chiedono tre, per cui ci saranno sempre due soggetti che tornano a casa come i piedi nel sacco. Quindi è importante vincere i bandi, è importante fare progetti qualitativamente buoni, è importante saperla bene tutta ed avere tutta l'assistenza possibile per poter accedere al finanziamento. Quindi questa, diciamo, virtualmente è la slide più importante di tutto quello che ho detto fino adesso ed è sicuramente il punto su cui come dire, si va a ragionare a giudicare i fondi. Adesso io brevemente faccio vedere le ultime due o tre cose per farvi capire che cosa intendo soprattutto sugli strumenti dei fondi e poi ci fermiamo. Quindi,
di fatto avvisi o conti informativi aziendali. Sono i due strumenti principali che hanno i fondi. Quasi tutti i fondi hanno, tutti i fondi fanno gli avvisi, nel senso prendono tutti questi soldi, fanno un bel mucchio, sono pochi soldi a testa, abbiamo detto 35 euro rimangono al netto dei costi del fondo, dopodiché ci vogliono 20-30 lavoratori perché si possa far fare il corso a uno. Quindi chi lo decide a chi togliere e a chi dare il fondo? Che analizza le domande e distribuisce questo tipo di risorse. Inizialmente le distribuisce magari a livello territoriale, per settore, eccetera, con dei criteri suoi che nessuno può contestare. Cioè dice, vabbè, in Emilia-Romagna metterò 5 milioni di euro, perfetto. A questo punto io le aziende romagnole, emiliano-romagnole, tramite gli enti di formazione o direttamente, fanno domande. Quando uno va a contare quanti soldi hanno chiesto gli emiliano-romagnoli, ne trova 15. Quindi a questo punto si fa una graduatoria, si danno i punti ai più bravi e i soldi finiscono a un certo punto, 5 milioni, abbiamo speso tutto, gli altri bravi, ma sfortunati, oppure non bravi perché non siete riusciti a fare un progetto decente. Dopodiché l'altra alternativa è che le aziende, che ovviamente devono essere un po' più grandi, normalmente il criterio è che abbiano almeno 200, 200, 250, 150, a seconda del fondo, lavoratori dipendenti, quindi abbiano un gruzzoletto di 0,30 decente, possano invece dire al fondo: no, guarda, questi soldi me li tieni da parte in un conto, non me li, non li dare, non li mettere a bando con gli altri, e lasciameli lì. Poi, dopodiché, il fondo dice: sì, io te li lascio da parte, però diciamo non più di 2 anni, quindi se tu non li usi, io poi li metterò a disposizione degli avvisi. Chiaramente questo è un sistema molto semplice che tra l'altro ha il vantaggio dal punto di vista generale che non rientra negli aiuti di Stato, perché qui abbiamo una peculiarità tutta italiana, per cui varie sentenze e varie norme dicono che mentre se un'azienda vince un avviso e quindi prende più soldi di quelli che ha versato potenzialmente, perché io posso avere un dipendente solo e prendere anche 10.000 euro in un avviso, a quel punto sono oggetto di un aiuto di Stato, che lo devo dichiarare nel registro nazionale degli aiuti di Stato, eccetera, eccetera. Invece, se apro un conto e ricevo dei soldi per la formazione da quel conto là, a questo punto, non rientra negli aiuti di Stato. E quindi ho anche una serie di, diciamo, minori vincoli, diciamo, per l'utilizzo di quei fondi là. Io diciamo, mi fermo un attimo qua, nel senso che non mi ero dato come dire, la regola di non sforare oltre le 4 più di tanto, perché voglio dire, questa è un'introduzione, ovviamente non intende essere esaustivo, poi probabilmente se lo rideremo potremo organizzare una seconda parte un po' più tecnica sugli strumenti, su come funziona l'avviso, come funzionano i progetti, eccetera, eccetera. Chiudo dicendo che le domande che si fanno ai fondi ovviamente sono sotto forma di piano formativo. Quindi io devo elaborare un piano formativo e dire al fondo io vorrei fare questa cosa qua, indicando con chiarezza cosa devo fare, quanti soldi voglio e le mie caratteristiche, diciamo, di soggetto che mi è richiedente, e in fondo si riserva a giudizio di darmeli o non darmeli. Qualche volta il fondo può anche decidere di fare un lavoro a sportello invece, in cui dice: guarda, il primo che arriva e mi fa una domanda che proprio è decente, nel senso è ammissibile formalmente, anche senza fare una troppa valutazione qualitativa, io lo finanzio, e vorrei dire, quando arrivi l'ultimo che arriva, resta senza soldi. Anche questo si fa con i fondi, come fanno anche le regioni. Quindi io mi fermo un attimino qui, adesso se riesco anche a ecco, interrompere la condivisione, a tornare in visione normale. Eccoci qui. Tanto vi ringrazio di avermi seguito fino adesso e se c'è qualcuno che vuole farmi qualche domanda, io sono ovviamente a disposizione, potete farla nella chat, se no magari mi alzate la mano e vi do il microfono, se ci riesco, ovviamente. Caso di supporto io, Giovanni. Ok, grazie. Cioè, Antonio Tappi ti ringrazia, deve andare. Vediamo se ci sono domande. Appena il giorno che entrerai nel dettaglio inizieranno a esserci le domande. Sì, infatti, beh, insomma, era questa.
era una parte, una premessa doverosa per capire lo scenario, perché poi diciamo i dettagli nascono tutti da questi elementi. La cosa buffa è che è veramente poco noto invece l'origine dei fondi e soprattutto il perché i fondi poi gestiscono le cose in un certo modo. Sembrano per lì magari alcune cose anche addirittura incomprensibili, qualche volta qualcosa rimane ancora incomprensibile sicuramente, però capire per esempio che lo 030 è un oggetto che non vede nessuno, che viaggia diciamo sotto traccia e che va intercettato in un certo modo e che però vincola i fondi a comportarsi come stazioni appaltanti diventa, capisco che non sia di facile comprensione. Posso alzare la mano io? Certo, Alfonso, ma sono temi chiaramente di cui abbiamo parlato, io oggi ho seguito abbastanza, non tutto, forse mi sono perso un pezzo, ma quanto le aziende possono attivare questi processi in autonomia, quanto è semplice seguire la procedura e quanto c'è necessità invece di un supporto? E poi i tempi tipicamente sono lunghi per accedere a questi fondi, per recuperare questi fondi? Grazie. Prego. Ma sì, due domande sicuramente fondamentali. Allora, abbiamo detto il ruolo importante diciamo, degli enti di formazione, perché diciamo, un'azienda che fa di mestiere sistemi informatici oppure bulloni o marmellate di mestiere non fa progettazione didattica. Dato che invece i fondi richiedono competenze sia di tipo diciamo, didattico progettuale, sia di tipo tecnico-amministrativo, abbastanza verticali, raramente, se non le grandi aziende che hanno uffici del personale specifici dedicati, anzi le grandi aziende hanno proprio degli staff dedicati al proprio conto su fondi presa, per esempio, su altri fondi, normalmente dalle medie piccole aziende è fondamentale l'uso dell'ente di formazione. Quello diciamo che, tra l'altro, per una serie di motivi sta diventando, cioè mentre all'inizio c'era ancora in qualche caso un quarto, un terzo dei progetti che venivano presentati dalle aziende, chiaramente con l'ausilio di singoli professionisti, adesso diciamo i fondi stanno cercando per una serie di una loro policy per cui vogliono che se ne occupino gli enti di formazione accreditati, ovviamente a tal fine sia presso le regioni sia presso i fondi. Dunque l'altra domanda, scusa, ah sì, i tempi sono sicuramente uno degli elementi più critici, perché uno dei motivi per cui sono nati i fondi è che i tempi di erogazione delle regioni, che fino a 20 anni fa avevano, 20 anni no, diciamo 15 anni fa, avevano gli strumenti propri per la formazione continua, la legge 236, erano lunghissimi e quindi tutti si lamentavano, soprattutto gli imprenditori, perché diciamo i finanziamenti arrivassero lentamente e con adempimenti burocratici molto, molto pesanti. I fondi sono nati anche un po' sull'onda di dire, beh, proviamo a fare da soli, cioè le aziende e i lavoratori si auto-organizzano tramite i loro rappresentanti, fanno da soli, fanno prima. Sì, ci hanno provato i primi anni, purtroppo la burocrazia ministeriale e europea si sono scatenate, soprattutto dal 2016 ad oggi, ci sono state una serie di circolari molto cogenti e quindi a questo punto i fondi fanno fatica ad essere veloci. Poi ci sono i tempi di decisione delle parti sociali dei fondi sulle graduatorie che purtroppo diciamo, peggiorano la situazione. In linea generale possiamo dire che un'azienda da quando decide di fare qualcosa, quando effettivamente va in aula, raramente ci mette meno di 4-5 mesi e molto spesso la cosa, a seconda anche della dimensione del progetto che si vuole mettere, può arrivare fino a 9-10 mesi. Quindi diciamo, sono decisioni che non si possono prendere oggi per domani, salvo per quelle aziende che hanno il conto formativo aziendale, che saltano tutta una serie di procedure e quindi in qualche modo possono andare abbastanza più velocemente, nell'ordine di un mese e mezzo, possono accedere direttamente, cioè possono iniziare le attività sapendo che hanno l'autorizzazione del fondo, che poi è quello il tempo.